La chiesa di Santa Maria della Misericordia di Ancona sorge sulla trafficata via Giannelli, nei pressi della Galleria Risorgimento. La struttura, a pianta basilicale, a tre navate, venne inaugurata nella notte di Natale del 1958 come sede parrocchiale risultante dallo smembramento delle vicine Sacro Cuore di Gesù e Santi Cosme e Damiano, rinnovando il titolo di un altro edificio sacro, ubicato in tutt'altra zona, ai piedi del Colle Guasco, andato distrutto a seguito dei rovinosi bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Di tale evento distruttivo ne dà testimonianza la lunetta posta sulla sommità dell'ingresso laterale. Il portale principale, invece, pertinente all'antica chiesa ed attualmente in ristrutturazione, risale al XV secolo ed è opera dello scultore veneto Marco Cedrino. Esso venne volutamente inserito tra le trame della moderna facciata a mattoncini. All'interno, come ambone, vi è la copia di un podio risalente all'VIII secolo, cosiddetto di Andreas. L'opera originale, invece, svolge ancora la sua funzione presso la cattedrale di San Ciriaco ed è l'unico elemento d'arredo liturgico superstite dell'antica Misericordia. La torre, dalle semplici linee architettoniche, è suddivisa in tre pianerottoli, raggiungibili percorrendo una serie di scale a pioli. La cella campanaria ospita tre bronzi, i quali non furono mai oggetto di elettrificazione, cosa più unica che rara, trattandosi di una parrocchia del centro di Ancona. Perciò, ancora oggi, sono azionabili solo a corda. Ascoltiamone ora il suono. Le tre campane sono state fuse dalla premiata Fonderia De Poli di Vittorio Veneto nel 1955. La maggiore, un La 3, ha un diametro di 83 cm ed è dedicata alla Trinità. La mezzana, un Do diesis 4, presenta un diametro di 67 cm ed è intitolata alla Beata Vergine della Misericordia, patrona della parrocchia. Infine, la campana minore, un Mi 4 dal diametro di 56 cm circa, è dedicata a San Primiano, vescovo e martire anconetano. Questi ultimi due bronzi presentano a lato una scritta latina che menziona la spesa sostenuta dallo Stato italiano per rifonderle a seguito della loro perdita, avvenuta tra il 1940 ed il 1944, durante il secondo conflitto mondiale. Sempre queste due campane, un tempo, venivano suonate insieme per annunciare, 30 minuti prima circa, le celebrazioni sia feriali che festive. Il campanone, invece, veniva suonato in assolo per i funerali.
Ringrazio di cuore il parroco, Don Lorenzo, per l'estrema gentilezza e l'interesse dimostrati nel portare avanti questa ricerca. Grazie anche per la compagnia e le preziose informazioni al mio amico campanaro Luca. Il presente video è dedicato a due persone che oggi non ci sono più. Anzitutto all'ultimo campanaro di questa chiesa, Peppino, che più volte in passato, quando ero piccolo, mi fece suonare in sua compagnia le campane. Poi all'ex storico parroco della chiesa, Don Cesare Caimmi, da molti ricordato in città come il prete che lanciava le caramelle. Le riprese sono state effettuate nel pomeriggio di giovedì 25 luglio 2024.